obbligatorio il microchip per i gatti? Allora possiamo dire che in Europa già da qualche tempo, grazie a un regolamento comunitario, i gatti, come se ci interessa sapere anche cani e furetti, devono essere dotati di microchip. Se vogliamo partire all'estero, quindi farci una vacanza con il nostro gatto, o dobbiamo trasferirci, quindi dobbiamo espatriare, oppure se decidiamo di adottare un gatto proveniente dall'estero, lo stesso deve essere dotato di microchip, e questo già da parecchio tempo. Ma in Italia come funziona? Allora, c'è da dire che l'anagrafe felina in Italia esiste da parecchio tempo, però fino adesso è stata sempre consigliata, mai diventata obbligatoria. Piano piano però le cose stanno cambiando, questo perché il microchip è molto importante, rappresenta la carta d'identità del nostro gatto. Se lo stesso dovesse perdersi, se ci fossero, e vi assicuro che non sono per nulla rare, delle contestazioni riguardo il relativo possesso, passatemi anche il termine, la relativa proprietà. Insomma, serve per identificare quel gatto che è, diciamo, riferibile a una persona e quindi in caso di smarrimento possa, per esempio, essere restituito. La regione Lombardia ha fatto un passo in più da qualche tempo, in particolar modo dal 1 gennaio del 2020, ha reso obbligatorio il microchip per tutti i gatti. Quindi se decidessimo di andare ad adottare un gatto, lo stesso dovrà essere microchippato. La normativa ha anche delle tempistiche, eventualmente delle sanzioni in caso di trasgressione. È bene sapere tendenzialmente che, per esempio, in caso di cucciolata, il gatto deve essere dalla nascita microchippato entro i 30 giorni, mentre negli altri casi entro 15 giorni dall'inizio del possesso. Speriamo di aver risposto, diciamo, a questa domanda con indicazioni ovviamente piuttosto generiche ma pratiche. Ciao, grazie e arrivederci.